L'Apostolo Pietro ci dice che siamo edificati in Tempio Santo. Il Tempio, fatto di mattoni, è figura del Tempio fatto di pietre vive, che è la Chiesa di Dio. Se ci radunassimo nelle chiese più splendide, ma ci radunassimo con un cuore di pietra, che senso avrebbero le chiese pur meravigliose? Nella tradizione ebraica andare a Gerusalemme, andare pellegrini a Gerusalemme, significa lasciare là il cuore di pietra e tornare a casa con un cuore di carne. Sarebbe bello se anche la nostra cattedrale fosse così, fosse cioè un luogo in cui entrando lasciamo in qualche misura il cuore di pietra, la durezza del cuore, e torniamo alle nostre case, alle nostre strade, con un cuore di carne.